Vi racconto la storia di questa ragazza di 29 anni che è sparita. Siamo in provincia di Pisa, a Orentano. Lì c'è Lucilla Masucci in diretta. Prima di venire qui, ricostruiamo cosa è accaduto. Guardate questo documento. È la notte di Halloween, 31 ottobre scorso, Orentano. È la notte in cui la polizia fa irruzione in un borghetto tranquillo, Cortenardi. È la notte in cui Cristina Novak scompare. Cristina, 29 anni, vive con l'uomo che ama, Gonzales, un imprenditore spagnolo. La notte di Halloween, la polizia irrompe in casa loro. Ragazzi, abbiamo trovato una piantagione di marijuana, e della droga, della cocaina e anche delle pistole. Di cui una con matricola brasa e una provento di furto. Gonzales viene arrestato subito, Cristina non c'entra, la rilasciano e torna a casa. Per giorni nessuno la vede e nessuno ha sue notizie. Allora, dopo 9 giorni la mamma di Cristina ci dice che è scomparsa, non ha più notizie da giorno 1. È il 9 novembre scorso, la polizia torna a casa di Cristina. E la prima cosa che ci colpisce è che troviamo le chiavi dell'abitazione infilate nella toppa. Chi ha lasciato lì le chiavi, Cristina o qualcun altro è entrato in quella casa? Dentro la casa non ci sono segni di effrazione, né troviamo la casa in assoquadro, ma quello che invece troviamo è il passaporto di Cristina. I suoi vestiti sono lì, le valigie sono lì, è tutto lì, tranne il suo cellulare. Il cellulare di Cristina è un'utenza ucraina, risulta spento dal giorno 1 novembre. L'ultimo contatto di Cristina è con sua mamma in Ucraina. La mamma segnala che la figlia era molto scossa, preoccupata, alterata. Di cosa ha paura Cristina? Sta scappando da qualcuno, da qualcosa o le hanno fatto del male? Stiamo cercando una persona viva. E la cercano, con elicotteri, cani, vigili del fuoco, protezione civile, la cercano e non la trovano. È molto importante che chiunque abbia visto questa ragazza ci contatti, perché c'è una mamma molto preoccupata a cui vorremmo dare una buona notizia. Allora, Lucilla Masucci, perché è sparita Cristina? Che idea ti sei fatta? La mamma ci racconta che la ragazza era molto alterata, diceva non mi aspettavo che lo arrestassero, non sapevo che il mio compagno, l'uomo che volevo sposare, spacciasse droga e avesse delle armi in casa. Ce la racconta così scossa, avete sentito? La polizia sta cercando una ragazza viva, ma l'indagine è assolutamente aperta. Vieni con me, Alberto, guardate, avete visto questa porta con il cartello di sottosequestro che non c'è più. Perché non c'è più? Perché in questo momento all'interno della casa c'è un sopralluogo della scientifica. C'è un sopralluogo della scientifica, ovviamente hanno chiuso tutti gli scuri delle finestre e sappiamo che sono qui con i loro strumenti perché stanno cercando qualcosa che spieghi l'assurda scomparsa, ecco, di questa ragazza. Questo ormai sta avvenendo ora, in questo momento, giorni, Lucilla? Sta avvenendo in questo momento c'è la scientifica dentro all'abitazione di Cristina e del suo compagno spagnolo a fare dei sopralluoghi e le domande sono tantissime, le avete viste? In questa casa c'era una chiave nella toppa e allora si chiedono gli inquirenti chi l'ha lasciata così, Cristina prima di uscire o qualcun altro è entrato in quella casa. E Alberto, io ho bisogno di fare un appello per la polizia, sì, perché abbiamo una notizia importante, un'informazione veramente importante. Che notizia è, Lucilla? Questa mamma ucraina che parla, sì, a tutti. Allora, Alberto, questa mamma ucraina che parla tutti i giorni con sua figlia al telefono e che improvvisamente non riesce più a contattarla, chiede aiuto a delle sue connazionali. E allora tre donne ucraine vengono qui il giorno dopo la scomparsa di Cristina a vedere che cosa accade, chi c'è in casa. Una domanda, sono entrate in casa, c'era già la chiave nella toppa, hanno avuto la possibilità di entrare in quella casa? E soprattutto chi sono queste tre donne? Ecco. La polizia chiede a queste tre donne di andare da loro e raccontare. A raccontare, perché l'identità di queste tre donne che si sono messe a disposizione non è ancora nota. Lucilla, ma chi è stata l'ultima persona che ha visto Cristina? Perdonami Alberto, non l'ultima ti ho sentito, l'ultima persona puoi ripetermi? Che ha visto Cristina, sappiamo chi è? Abbiamo chiesto a tutti i vicini, guarda, questo qui è un borghetto, adesso è molto buio e quindi non si vede molto bene, ma è pieno di case, gli uni addosso agli altri, quindi i vicini sentono alle 3 di notte
la moglie, l'ex moglie dello spagnolo, del nuovo compagno di Cristina, che va a prendere suo figlio. Va a prendere suo figlio a casa alle 3 di notte perché il papà è stato arrestato. E allora Cristina è sicuramente in casa con quel bambino. Ore 3 di notte, è l'alba del 1° novembre. Da quel momento nessuno l'ha più vista. C'erano i suoi cani qui, c'è un vicino di casa, Giuseppe, che abita proprio qui, che si è preso cura dei suoi cani, ecco, per qualche giorno, e poi il nulla. Allora, naturalmente torneremo su questo a far luce sulla scomparsa di Cristina. Grazie Lucilla Mas-